Match attesissimo in settimana, non si è parlato d'altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti. Speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Un saluto a tutti gli amici a casa da parte di Pierluigi Pardo. A farmi compagnia come sempre c'è Stefano Nava. Match valido per la fase a gironi della UEFA Champions League. Dovrebbe uscirne fuori un match di altissimo livello. La fase a gironi nasconde sempre mille incognite. Bisogna affrontare queste sfide con la massima concentrazione. Il rischio di rimanere scottati è alto. Speriamo che alla fine la voglia di vincere prevalga sulla paura di perdere e ne esca fuori un match gradevole. Pallone perso. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Regalano palla agli avversari. Vediamo cosa fa ora. Attenzione al tiro. Intervento deciso. Comodamente recupera il pallone. Padroni di casa che hanno archiviato alla grande il discorso qualificazione, aggiudicandosi addirittura il girone. Non tutti. Attenzione, passa il difensore. Palla ancora lì. Attenzione perché è pericoloso. E c'è la conclusione. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio e si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Palla molto interessante. E c'è il gol! Palla in rete! Tutto fermo, gol annullato per potenziale di offside. I giocatori chiedono spiegazioni all'arbitro e al suo collaboratore, anche se il fuorigioco mi è parso che ci fosse. Eyolson. È una delle stelle in campo quest'oggi. L'incubo delle difese fin qui, riuscendo a trovare la via della rete con una continuità incredibile. Non è facile per le difese prendergli le misure. Ha talmente tante frecce al proprio arco che riesce sempre a tirare fuori la giocata per superare il proprio marcatore o liberarsi al tiro. Spesso l'unica cosa da fare per fermarlo è ricorrere al fallo. C'è il movimento dei compagni. Posizione ideale, traversone nel mezzo, ottimo l'intervento in tuffo del portiere. Ha spazio lungo la corsia. Occhio, può crossare. Larsson! Poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone questo sì, girata di testa che meritava miglior fortuna. Pallone invitante, può colpire da lì. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il pallone è in rete, sono avanti. Un vantaggio importante a questo punto della gara. Partita che resta apertissima. Un gol degli avversari rimetterebbe tutto in discussione. Il difensore era salito per dare una mano davanti, a giudicare dai risultati potrebbe farlo anche più spesso. Un gol che premia il suo tempismo nell'inserimento, un gesto tecnico che di solito appartiene solo agli attaccanti di razza. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Non un grande passaggio, in effetti. Gran palla in mezzo. Lo vede. Ottimo intervento, senza fronzoli. Sono già avanti di un gol, vedremo se sfrutteranno al meglio questo tiro dalla bandierina. Occhio al tocco in mezzo. Suba quindi l'azione d'attacco. Tentativo di chiusura. Entrata decisa. A metri per crossare. Mette il pericolo e allontana. Chance importante dalla bandierina a caccia del gol del doppio vantaggio. Occhio al corner. Intervento così così. Ha provato la botta al volo. Questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. Larsson.
Per l'arbitro non è fallo questo. Dopo forse avremo modo di rivedere. Arbitro dice che è fallo, si ripartirà dunque con una punizione. Pallone che è uscito, sarà rimessa dal fondo. Vediamo cosa fa ora. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Palla toccata in out, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, allontana bene il difensore. Attenta qui la lettura del difensore. Non bene qui il difensore, attenzione. Pallone interessante. Ottimo pallone filtrante. Il portiere in presa sicura. Vediamo cosa inventa ora. È punizione, posizione invitante. Può cercare direttamente la porta da lì. Grande riflesso e palla sopra la traversa. La mette in area, non si fida, spazza via di pugno. Bravo qui a smarcarsi. Pallone invitante, posizione ideale, avanza verso la porta. Portiere che blocca senza problemi. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato. Seconda metà di gara che ha avuto inizio. Altri 45 minuti, poi calerà il sipario sui gironi di UEFA Champions League. Manca ancora molto, Pierre. Il bello deve ancora venire. Gran palla. Può ricevere una posizione interessante. Tiro curato. Palla verso il centro dell'area. Attenzione perché è pericoloso. Ancora un calcio d'angolo. La mette in mezzo. Non corre rischi, sceglie i pugni. Trova i compagni. Pericolo, ecco il tiro. Murato dall'intervento del difensore. È in buona posizione. Buona lettura sul cross. Stanno facendo respirare gli avversari, vedremo. Sfrutteranno questa occasione. Ci mette i pugni e allontana. Pallone che è uscito e ovviamente nuovo corner. Cross verso il centro dell'area. Prova a fermarlo qui con raddoppio. Può colpire da lì. Opportunità per il cross. Vediamo cosa fa ora, lo vede. Vediamo cosa inventa ora. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Moses. Buona rete di passaggi. Alla fine si ferma il loro tiki-taka. C'è il fischio dell'arbitro, si riparte con un calcio di punizione. Eyalson. Dati sul possesso che evidenziano il dominio della squadra di casa nell'ultimo quarto d'ora. Stanno facendo correre a vuoto gli avversari per farli stancare. In attesa del varco giusto, un altro gol li metterebbe al riparo da brutte sorprese. Occhio qui, può far male alla difesa. Tira il respinto dal difensore.
si ripartirà con una rimessa laterale. Ci sarà dunque una sostituzione? Ancora, buona l'idea qui. Decisivo qui il portiere, bravo! Moses. Adesso attacca la testa bassa nel tentativo di recuperare il punteggio con gli attaccanti pronti a sfruttare i cross. Centrocampisti e difensori centrali sono saliti per sfruttare i cross. Prevedo traffico intenso in area. Promise. Ha spazio per avanzare. Può provare a metterla in mezzo. Perfetto oggi nei passaggi. Occhio, cerca l'area di rigore. La mette sul primo palo. Colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. Promise. Bidawi. Posizione ideale. Spazio per il cross. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. Addomestica il pallone anche se c'è pressing. Interviene proprio all'ultimo e salva. Promise. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. L'allenatore non sembra volersi arrendere, prova a mettere in campo l'altro attaccante. Devono provare il tutto per tutto. Larsson. Promise. Occhio che guadagna metri. A metri per crossare. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Regalano palla agli avversari. Promise. Può controllare palla comodamente. Tentativo di chiusura. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Intercetta una palla davvero molto pericolosa. Promise. Matteo, quanto c'è ancora da giocare? Andiamo a bordo campo. Scade anche il recupero, arbitro che fischia alla fine. Vittoria dei padroni di casa di fronte al proprio pubblico. Successo di misura, una vittoria cercata, voluta a tutti i costi. Guarda che mi passa in buona salute, tonica, reattiva al punto.